Ci troviamo all'oratorio di Soci, che tra l'altro è stato inaugurato proprio da poco, dove tracciamo un bilancio di questi campi estivi realizzati in un momento molto particolare, questo dell'emergenza Covid-19. Laura, innanzitutto, come è andata l'organizzazione? Allora, l'organizzazione logicamente è stata più complicata degli altri anni, perché le norme sono veramente tante quelle da seguire, però ecco, diciamo anche che dopo i primi giorni tutto si svolge con normalità e tranquillità, quindi misuriamo sempre la temperatura, facciamo igienizzare le mani, stiamo attenti alla distanza, alle mascherine, però anche i ragazzi sono bravissimi, quindi spiegati tutte le norme, spiegate una volta, poi dopo insomma anche loro ormai sono abituati, diciamoci la verità. Quindi insomma, per quanto riguarda l'organizzazione, dai, ce la possiamo fare. Ecco, per quanto riguarda le attività, come le avete organizzate e quali sono anche i temi, il tema diciamo del campo estivo di quest'anno? Noi seguiamo il tema dato dalla diocesi, ci abbiamo lavorato tanto e riguarda il Piccolo Principe, quindi ciò che è invisibile agli occhi. Ogni giorno noi facciamo la mattina un momento di preghiera, il lancio del tema, una riflessione all'interno dei gruppi, e devo dire che è il momento più forte, più importante, dove i nostri ragazzi in realtà hanno veramente tanto da dire e tanto anche tante domande, veramente tante, quindi penso che è il momento più bello. E poi ci sono i giochi, facciamo un gioco a tema possibilmente, se no poi dopo anche giochi liberi. La cosa bella è che con noi giocano anche i Don, quindi hanno fatto anche una bellissima sfida Don José e Don Edoardo, e anche questo ci dice insomma veramente una grande famiglia, dai piccoli ai grandi, insomma è stato meraviglioso. Quali sono anche i messaggi che state cercando di trasmettere ai ragazzi attraverso per esempio anche questo tema del Piccolo Principe? Che non tutto quello che è importante lo possiamo vedere e toccare, c'è qualcosa di essenziale che è veramente invisibile, e questo invisibile che parla al nostro cuore è Dio. Questo è il messaggio più importante, diciamo. Poi ce ne sono tanti altri tutti correlati, perché si parla di amicizia, si parla di sostegno, si parla di famiglia, si parla di gioia, si parla anche di dolore, perché i ragazzi hanno fatto tante domande su questo, sulla vita eterna, il paradiso, cioè si fanno veramente domande importanti ai nostri ragazzi. Don José, in questo campo estivo avete cercato anche di trasmettere ai ragazzi chiaramente il senso spirituale, religioso, quali i messaggi in particolare? Allora, praticamente queste due settimane noi cominciamo al mattino con una preghiera che sempre ha come fondamenta la Sacra Scrittura. Allora meditiamo con loro brevemente dei valori cristiani, anche aiutati dai valori del Piccolo Principe che è stato proposto come il metodo diocesano per i campi estivi. Allora cominciamo dal mattino con una preghiera e a lungo della giornata si approfondisce questo, il brano evangelico o l'argomento del Piccolo Principe, per dopo concludere tutti insieme con una preghiera fatta diciamo anche dai bambini. Ora, a lungo di queste due settimane anche si prepara ora soprattutto per questo venerdì la messa, dove sarà una messa conclusiva, e sarà anche molto bella perché aspettiamo la partecipazione dei familiari, e abbiamo oggi fatto la confessione dei bambini, anche degli animatori, per prepararci a condividere insieme un momento festivo insieme a Gesù Eucaristia. Così che ecco, noi siamo stati presenti insieme a Don Edoardo, che è un sacerdote che mi sta aiutando, che viene anche del Brasile, io sono, come voi sapete, argentino, così che insieme a loro condividiamo anche le nostre esperienze nelle nostre terre, e siamo molto contenti di che loro sappiano apprezzare anche le nostre riflessioni, sono stati davvero profondi nei diversi argomenti affrontati, diciamo. Come, che cosa è l'essenziale, che cosa, come noi possiamo sviluppare dentro di noi la fede e come possiamo raggiungere quello essenziale che ci presenta il Piccolo Principe con tanta chiarezza. Come stanno andando questi campi estivi? Quali sono le principali attività che state realizzando con i ragazzi? Allora, i campi estivi stanno andando bene, perché comunque anche in questa emergenza fare un campo così è stato abbastanza difficile, però stanno venendo bene, dai, i bambini si divertono, noi ci si diverte, siamo un bel gruppo, quindi dai, bene. Le attività, c'è il momento di riflessione dopo la preghiera la mattina,
e ogni giorno c'è un tema diverso e poi si fa i giochi che si è organizzato, sono giochi ovviamente dove non c'è contatto, però anche nonostante non ci sia insomma contatto, bene dai. Ecco, che cosa sta lasciando anche a voi animatori un'esperienza come questa con i ragazzi anche in un momento così particolare? Ok, allora all'inizio noi pensavamo fosse molto difficile perché comunque abbiamo fatto gli educatori e siamo abituati a stare a contatto con i ragazzi, proprio magari anche a prenderli in collo, magari lei gli faceva i capelli, sempre le treccine, anche a pranzo tutti vicini, tutti insieme. È più difficile ora sicuramente non poterli toccare, non poterci avvicinare, perché se comunque fai l'educatore ti piace stare a contatto con il ragazzo e non poterlo fare è sicuramente già una cosa che ti svantaggia in qualche modo. Però i ragazzi l'hanno presa abbastanza bene, anche la cosa della distanza. Sembra che non gli pesi, perché comunque poi alla fine è anche un'abitudine, perché anche fuori siamo abituati a stare tutti distanti. Però sembra che si divertano, che stiano bene. A noi almeno ci rendono felici, perché comunque se siamo qui è perché ci piace far stare bene loro e anche stare bene noi. Ci insegnano tante cose e anche nelle riflessioni sono molto profondi, nonostante magari anche qualcuno sia molto piccolo, qualcuno di loro ha 8 anni e dicono cose molto profonde. Per esempio, quando si è parlato di chi ha insegnato a capire cos'è l'essenziale, hanno detto i nonni. È una cosa molto bella, ha colpito quasi tutti, tanti bambini hanno detto i nonni. Sono profondi perché riflettono, si impegnano e nonostante noi comunque facciamo questo momento di riflessione, che è importante perché sia un campo dell'oratorio, Dio deve entrare nelle riflessioni anche nella nostra giornata, loro comunque non sembrano annoiati, perché poi comunque ci sono momenti di svago, si divertono, giocano, quindi stanno bene, sembra che stiano bene insomma, e noi come loro. Quindi insomma una bella soddisfazione anche riuscire a realizzare i campi estivi in un momento così particolare come questo. Esatto, sì, no, infatti noi si era iniziato già a prepararli verso gennaio-febbraio, poi è successo tutta questa cosa del Covid, quindi ci si è avuto un momento di paura, di dire ora non si fanno, si è anche smesso di organizzarli. Poi meno male anche la Laura ci ha aiutato, quindi è venuto su un bel campo, sì. Ecco ragazzi, a voi che cosa vi ha colpito di più di questi campi estivi? A me la organizzazione, perché i nostri animatori sono stati molto bravi a trovare attività da svolgere in questo periodo che non è tanto bello, e attività a distanza. Che cosa ti ha colpito di più anche a te, anche magari visto che avete fatto anche dei momenti di riflessione, se ti è rimasto impresso qualcosa? Abbiamo giocato tantissimo, ci siamo divertiti tutti insieme, con Laura, con tutti. C'è qualcosa che magari ti ha lasciato anche i momenti di riflessione, i momenti anche di questo tema, del piccolo principe? Sì, si è parlato di questo piccolo principe con la delusione e tanti altri aggettivi che fanno parte del corso della vita, e mi ha colpito come questo piccolo principe affronta tutte queste delusioni e sì, tutte queste emozioni, che poi anche un po' la vita di Gesù. Il tema del piccolo principe al centro di questo campo estivo, cosa ti ha colpito di più, diciamo, delle attività realizzate? Allora, le attività realizzate mi è piaciuto soprattutto quando il giorno di ieri, che si è parlato di chi ci può aiutare sull'essenziale, quindi delle cose quotidiane. E è stato veramente bello perché i ragazzi sono stati veramente sinceri e molto veri. E quindi mi è piaciuta soprattutto questa parola essenziale, che rispecchia proprio, come si può dire, una parte di noi stessi che magari a volte non ci se ne accorge. Come avete risposto anche a te, cosa ti ha colpito di più? Ma soprattutto per l'appunto i momenti di riflessione con i ragazzi, perché è un momento da passare insieme. Noi ci apriamo a loro, loro si aprono con noi e quindi è bello perché comunque c'è contatto, si crea un legame tra noi e i ragazzi ed è veramente bello questo soprattutto.